Buongiorno e buona domenica, rieccoci in diretta insieme a voi con gli aggiornamenti, le novità, i commenti di quanto sta accadendo, di quanto è accaduto anche nelle ultime ore con le tante manifestazioni di piazza che da nord a sud hanno caratterizzato questo sabato in tutta Italia, anche in Veneto, anche nella Marca Trevigiana, tante le manifestazioni e tante le persone scese in piazza per dire no al Green Pass, anche se molti poi sono arrivati senza mascherina. Nonostante gli assembramenti, bisognerà capire poi quelle che saranno anche le possibili conseguenze di quanto accaduto. Certo, il tema del Green Pass tiene banco in queste ore tra contrari e favorevoli, e anche magari tra i favorevoli chi però punta il dito contro i controlli, chi sarà deputato a fare questi controlli e quelle che poi saranno le conseguenze a cui si rischia di andare incontro laddove non venga rispettato quello che è poi il decreto legge presentato dal Premier Draghi solo pochi giorni fa. E parleremo proprio di questo, partiremo proprio da questo con i miei primi due ospiti. Saluto qui in studio con me, lo ringrazio, buongiorno ad Andrea Penzoiello, presidente di Veneto Imprese Unite. Buongiorno, ben ritrovato. A voi. Grazie per l'invito. E tra pochissimo in collegamento avremo anche un'altra rappresentante dell'Associazione Veneto Imprese Unite in collegamento da Londra per capire un po' com'è la situazione a Londra, in Gran Bretagna, dove sappiamo purtroppo la curva dei contagi è tornata a salire, ma anche per capire quelli che sono quella che può essere un viaggio in un periodo in cui la pandemia purtroppo continua a far paura e dove il Green Pass diventa necessario proprio per spostarsi in altri paesi. Tra pochissimo andremo a salutare dunque anche l'altra nostra ospite, ma inizio proprio con lei, Aiello. Ieri le manifestazioni di piazza contro il Green Pass, anche se poi alcuni messaggi andavano in un'altra direzione. Voi vi siete dissociati da quello che abbiamo visto nelle piazze ieri? Sì, noi come associazione di categoria, che quindi parla di imprese e parla di economia, non potevamo che dissociarci da una manifestazione come quella di ieri, dove si andava a trattare dei temi sanitari. Noi fin dall'inizio il nostro discorso sul Green Pass abbiamo detto di volerlo impostare sul lato economico, sull'aspetto economico, sulle ripercussioni che avrebbe quindi sulle nostre aziende. Quindi una manifestazione come quella di ieri per noi non poteva essere condivisa, seppur magari per alcuni associati poteva essere condivisibile. Abbiamo lasciato comunque la libertà a tutti quanti di partecipare, chiedendo di non partecipare con i nostri cartelli e le nostre sigle. Dopodiché quello che si è visto in piazza purtroppo ce lo si aspettava, un po' come ce lo si aspettava le note degli europei o in altre occasioni di queste ultime settimane. Chiunque manifesta, noi in primis, sa già cosa va incontro, perché non sempre si va a rispettare tutte quante le norme. Ci saranno delle conseguenze probabilmente, però appunto chi l'ha fatto sa cosa andava incontro. Ecco, c'è un mondo diviso intorno al Green Pass, nel senso che c'è chi dice benvenga come strumento, anche perché i primi effetti li stiamo vedendo con una corsa alle prenotazioni, quindi anche magari chi era indeciso proprio per questo Green Pass, per poter poi usufruire di tutti i servizi che altrimenti non potrebbero essere vissuti, dai musei alle palestre, alle piscine, ai ristoranti stessi, al chiuso, lo ricordiamo. Dall'altra c'è però chi dice chi controlla, a chi spetta il compito di controllare. E poi le ripercussioni economiche in primis che ricadono sul cliente da un lato, ma anche sul gestore. Beh, questa corsa alle vaccinazioni post Green Pass, che può essere sicuramente per molti una cosa positiva, è la cosa che noi appunto denunciamo, ovvero hanno utilizzato un'ulteriore limitazione alle nostre categorie non per la reale necessità del Green Pass fino a se stesso, che potrebbe essere in realtà magari uno strumento anche positivo per far ripartire diverse filiere, ma per fare un ricatto a quei cittadini indecisi o che non si volevano vaccinare, che pur di non perdere la pizza in famiglia il sabato sera nei locali, vedono a questo punto l'obbligo di doversi vaccinare. Quindi quello che noi stiamo denunciando è più questo ricatto fatto alla popolazione sulle spalle però delle imprese che già sono in difficoltà e quindi rischiano di vedere un ulteriore calo del fatturato in un periodo già difficile, la necessità di dover magari aggiungere personale per poter controllare i documenti a tutti quanti in un periodo in cui è già difficile cercare e trovare personale per la stagione. Di conseguenza è stato studiato sicuramente male. Ripeto, noi
rappresentiamo diverse filiere, non solo la ristorazione. Per tutto quello che è il mondo degli eventi, delle discoteche, dei meeting, può essere sicuramente uno strumento di ripartenza, di rilancio dopo mesi e mesi di chiusura. Per assurdo, le discoteche non potranno godere del Green Pass e resteranno chiuse. Abbiamo sentito tutti quanti le parole di Giannino nei giorni scorsi, effettivamente anche lui basito da questa scelta. Quindi era uno strumento che poteva tornare utile, è stato usato nel modo peggiore che si potesse pensare. Allora vado a salutare intanto Giada Di Cosimo in collegamento da Londra. Buongiorno e grazie per essere con noi. Io vengo, grazie a voi. Vengo da lei tra pochissimi minuti perché sono tanti gli aspetti da affrontare insieme a lei. Torno da lei, Pensoiello, perché quando si era ipotizzato proprio l'utilizzo del Green Pass facendo ricadere poi il controllo sugli esercenti, lei proprio in una nostra intervista aveva detto noi non siamo un organo di polizia, noi possiamo trovarci di fronte la persona che ne sa più di noi, magari l'avvocato che mastica legge per il suo lavoro e potrebbe rifiutarsi di farci vedere i suoi documenti, di farci vedere proprio anche la carta verde. E in quel caso come dobbiamo comportarci? Adesso quella che era solo una preoccupazione adesso diventa realtà. Esatto, questo è un tema che per noi in realtà è spinoso da sempre, perché è lo stesso tema del non servire al codice minorenni. Noi siamo tenuti a non servire al codice minorenni, ma teoricamente non abbiamo la giurisdizione per poter chiedere effettivamente i documenti ai ragazzi. Dopodiché ormai è entrato nell'uso comune, quindi si procede tranquillamente. Però un discorso avrà a che fare con un ragazzino di 17, 18, 19 anni, un discorso avrà a che fare appunto con persone di 40 anni che magari masticano, perché sono anche professionisti, la legge meglio di noi, e a quel punto si andrebbe a generare una situazione di imbarazzo, perché poi comunque verremo messi di nuovo in cattiva luce agli occhi dei clienti, noi gestori, quando stiamo semplicemente cercando di far rispettare una regola che ci viene imposta e che magari neanche ci piace. E poi anche là è un'ulteriore perdita di tempo, perché se io ho 10 tavoli da controllare e tutto fila liscio perdo 15 minuti, ma se già due tavoli incominciano ad osteggiare questa esibizione dei documenti inizia a perdere 20 minuti, mezz'ora, che in un sabato sera col locale pieno, magari non adesso ma a ottobre quando si starà all'interno e quindi tutti quanti dovranno esibire il Green Pass, sarà veramente una complicazione. Facciamo un ragionamento qualche giorno fa con un suo collega anche su questo. Noi già in questo periodo non riusciamo a offrire il nostro servizio al 100%, perché appunto spesso ci mancano delle professionalità o delle persone nello staff e quindi siamo comunque soggetti a recensioni a volte negative, perché magari il servizio non è veloce come era nel 2019. È un'altra cosa a cui andremo incontro probabilmente nelle prossime settimane: dover rallentare ancora il servizio, non dover rendere al 100% quello che sappiamo fare normalmente benissimo e quindi essere di nuovo soggetti anche a recensioni negative, che purtroppo nel nostro lavoro il passaparola è tutto, e quindi rischierebbe anche questo qua di inficiare nella nostra routine. All'indomani della presentazione del decreto legge, il ministro Speranza prima e il ministro Gelmini poi avevano detto era l'unica strada per garantire a questi esercizi di rimanere aperti e per evitare nuovi lockdown, nuove chiusure e per scongiurare anche il rischio coprifuoco. E vediamo insomma nel resto d'Europa dove in effetti la situazione purtroppo sta peggiorando, che sono poi quelle un po' le misure che stanno prendendo, ad esempio anche il coprifuoco in Grecia, insomma anche là nei luoghi della movida classici dell'estate si è adottato questa misura. Le chiedo un commento su questo, ma anche si poteva fare il Green Pass senza prendere in considerazione poi la questione dei controlli, facendo ricadere sui gestori questa incombenza? Si poteva pensare in un altro modo, mantenendola come misura? L'unica alternativa che mi viene in mente è quella citata l'altro giorno dal segretario di Appe provinciale di Padova, ovvero legare al Green Pass un po' come all'obbligo di non fumare nei locali. Si affigge un cartello, il cliente sa che ha l'obbligo di avere il Green Pass in regola, in caso di controllo il cliente viene sanzionato, il gestore però non è tenuto a controllare la cosa. Quindi appunto se facessimo, visto che in questi ultimi mesi si è sempre parlato di dare responsabilità e fiducia alla popolazione, bisognava forse dare in questo caso sì fiducia alla popolazione e nelle loro coscienze potevano utilizzare eventualmente appunto il posto interno solamente chi sapeva in corso di aver fatto la doppia vaccinazione. Partendo però dal presupposto, prima sentivo la sua domanda, secondo me il ragionamento di Figliuolo, di Speranza, ed è quello che ha ribadito anche la Gelmini,
sono corretti, ma fin là, nel senso che noi adesso ci riferiamo al Veneto. Il Veneto ha l'1% di ospedalizzazioni, tra l'altro, al di là dell'errore delle 100 persone stornate l'altro ieri, è comunque calato il numero rispetto a 2 giorni fa, quindi non siamo in fase di crescita dal punto di vista delle ospedalizzazioni, siamo in fase di crescita dal punto di vista dei contagi, ma anche perché si fanno effettivamente anche più tamponi. Certo. Se partiamo dal presupposto, come ci hanno inculcato negli ultimi 6 mesi, che il vaccino non serve a non contagiarsi, ma serve a non finire in ospedale e non rischiare di morire, per quanto mi riguarda i contagi possono anche decuplicare nel giro di 2 giorni. L'importante è che se la gente è vaccinata non finisca in ospedale. Quindi, se prendiamo questa strada, la decisione netta di guardare solamente le ospedalizzazioni, i Green Pass in zona bianca con una fase decrescente e comunque molto lontana dal 10-15% di limite, non trova senso, almeno per realtà che già sono aperte e già lavorano in sicurezza. Poteva essere appunto uno strumento per far ripartire le realtà che sono chiuse. Poteva invece essere utilizzato a questo punto per non farci chiudere qualora lo scenario di rischio peggiorasse. Andiamo ad arrivare ai 10% e 15% di ospedalizzazioni e di reparti critici, a quel punto continuiamo comunque a stare aperti solamente con i possessori di Green Pass. Allora avrebbe già avuto un senso più accettabile dalla maggioranza dei nostri associati, ma in realtà di tutti quanti i ristoratori e gli esercenti. In questa maniera non capiamo come mai siamo in bianco, lo scenario di rischio è basso, comunque abbiamo le mascherine all'interno, comunque abbiamo il distanziamento, stiamo rispettando tutte le norme, ma ancora una volta bisogna aggiungere qualcosa, bisogna metterci il carico, il Green Pass, che andrà a limitare nuovamente i nostri afflussi. E quella era anche una delle ipotesi, se non sbaglio, che proprio anche gli stessi presidenti avevano in qualche modo ipotizzato, quella di far utilizzare il Green Pass laddove le fasce di rischio prevedevano la chiusura dei locali, quindi far accedere solo chi aveva questa garanzia. E la linea del governo, se posso permettermi, la differenza tra chi amministra un territorio e chi invece fa politica è proprio questo, che i presidenti delle regioni c'erano arrivati perché loro vivono la quotidianità dei territori, parlano con le persone. Il problema è che quelli del governo stanno chiusi nei palazzi di Roma, non si rapportano mai con chi vive effettivamente, e quando hanno l'occasione, vedi la conferenza delle regioni, di avere un confronto diretto, il polso della situazione, non li ascoltano. Quindi a questo punto a cosa servono anche questi confronti? Mi chiedo io, se decidono comunque a priori senza poi dare ascolto a chi amministra i territori. È un tema molto molto delicato e che lascia spazio davvero a tanti punti di vista. Green Pass necessario per viaggiare, per spostarsi. Giada Di Cosimo, ci racconti il suo viaggio dall'Italia a Londra, se è stato difficoltoso, quello che lei ha dovuto fare proprio per prepararsi ad arrivare in un paese, e le chiedo anche com'è la situazione, come può vedere la situazione in questo momento in Gran Bretagna, dove sappiamo che purtroppo i contagi sono in aumento. Beh, allora, per venire qui in Inghilterra tu hai l'obbligo, non hai obbligo di Green Pass, adesso sì dal 19, ma fino a prima no. Devi avere un tampone molecolare negativo quando entri in paese, devi dare dove risiedi, e hai l'obbligo del tampone al secondo e all'ottavo giorno. Quando questi sono negativi, tu puoi uscire, hai 10 giorni di quarantena. Nell'eventualità di voler finire la quarantena prima, acquisti un altro tampone al quinto giorno. Se questo è negativo, tu hai chiuso quella tua quarantena e puoi vivere tranquillamente. Non entri in Inghilterra se non hai acquistato il tampone del secondo e dell'ottavo giorno. Non è fattibile entrare assolutamente. Per come la vivono loro sono molto sportivi, nel senso che loro sono, la maggior parte degli inglesi sono stati vaccinati, almeno la prima dose, con AstraZeneca. Di conseguenza la loro vita è molto tranquilla, loro vanno al pub, loro vanno nei negozi, dal 19 luglio non c'è più l'obbligo della mascherina, quindi sono tutti senza mascherina, ricordandoci che prima, fino a prima del 19, all'aperto la mascherina non era obbligatoria, quindi erano comunque senza mascherina. E sì, ci sono aumenti, perché ci sono aumenti ascoltando i telegiornali locali ovviamente, ma non è come prima che l'ospedalizzazione sta aumentando, proprio perché il vaccino non fa sì, come diceva il mio presidente Andrea, che non si prenda il Covid, si prende, ma si prende in maniera minore e quindi non vai a intasare l'ospedalizzazione. È molto libero, molto tranquillo. Infatti io quando venivo dall'Italia a qui in Inghilterra, per me era tutto un mondo completamente diverso. I primi giorni non riuscivo a togliere la mascherina, adesso devo dire la verità, vado senza mascherina. Ovvio che nel momento di assembramento, e questo è un fattore mentale che ho, la metto, però in linea di massima io la vivo molto tranquillamente. Hanno ripreso a vivere,
hanno ripreso a vivere, cosa che noi non abbiamo ripreso. Ecco, quello che le avrei chiesto, questa sua sottolineatura, il fatto che loro abbiano ripreso a vivere, da noi la vita è ancora congelata da quello che può vedere, facendo un parallelo. Sì, da noi è congelata. Poi io ovviamente non posso sposare quello che ho visto pur stando qui ieri in piazza a Treviso, perché non è fattibile, cioè è darsi la zappa sui piedi. La legge è chiara, la legge va rispettata, in caso di assembramento ti metti la mascherina. No, non c'è niente di male a metterla, abbiamo vissuto 2 anni con la mascherina, non capisco perché non possiamo vivere altri 6 mesi, però vivono qua, ma ripeto, l'80% della gente in Inghilterra è vaccinata, ha una dose e stanno facendo la seconda, e anche in maniera molto più veloce di quello che fanno qui in Italia. Secondo lei, perché da noi la vita è congelata? Prendo questo termine per descrivere insomma quello che lei vuole far capire. Si passa poi da un estremo all'altro, nel senso che appunto poi si vede quello che è accaduto ieri nelle piazze italiane, e dall'altro lato però ci sono ancora vari vincoli, diciamo così, a quello che era il ritorno alla normalità. Sì, sicuramente. Noi abbiamo vincoli che loro non hanno. Hanno anche avuto un approccio dall'inizio completamente diverso dal nostro, che sia giusto o non giusto non sta a me giudicare, perché non me la sento proprio, però in ogni caso hanno avuto un approccio. Quando hanno deciso di praticare la campagna vaccinale, l'hanno praticata a tappeto. Noi abbiamo avuto prima una cosa e poi l'altra. Lì, qui non era importante. Qui in Inghilterra non era importante l'età o il fattore a rischio, qui venivano vaccinati tutti. Già questo fa un lavoro molto più grande, e quindi poi io non dico che di Covid non si muore, perché ci mancherebbe altro, l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, quindi sappiamo benissimo che cos'è stata e cosa può essere la pandemia. Ripeto, ci sono degli atteggiamenti che dal mio punto di vista sono irresponsabili per la comunità. Mi permetta di dirlo anche per l'economia, perché noi italiani ne stiamo risentendo molto, quindi cosa che qui non è successa, perché le limitazioni erano diverse, erano minori, e quindi loro tutto sommato hanno continuato a vivere, ma sono prese di posizione di gestione diverse che non si possono neanche raffrontare, secondo me. Lei all'interno di Veneto Imprese Unite rappresenta il mondo dei negozi, che sono rimasti naturalmente fuori da quella che è l'applicazione del Green Pass. Come vede però questa misura, questa carta verde per le altre attività che invece dal 6 agosto sono chiamate a verificare, a controllare che il cliente, il visitatore in caso di fiere, musei eccetera, sia dotato di questa carta verde? Io parto dal presupposto che il Green Pass possa essere una soluzione ottimale, ma che non debba essere data in carico ai privati, perché come un privato deve per forza di cose dotarsi di personale, quindi altre spese, altri investimenti, non trovo assolutamente corretto che non venga fatto anche nel pubblico. Io parlo dei trasporti. Ogni volta che hanno riaperto le scuole i trasporti erano un caos, e ogni volta i contagi sono aumentati. Allora, se lo chiedi a un privato, è molto giusto, secondo me, che il pubblico lo faccia già. Io penso questa cosa, non posso pensare a un mio collega che ha un bar solo al chiuso che debba chiedere il Green Pass a tutti per farli sedere, perché è una perdita di tempo, di gestione e anche di economia persa. Io sono a favore, nel senso, se questa è l'unica soluzione che si venga fatta, però non trovo giusto che vada a pesare sulle spalle degli imprenditori. Non lo trovo più. Trovo che dopo quasi 2 anni sia sbagliato chiedere ancora sacrifici a chi è nel privato e non chiedere altrettanti sacrifici a chi è nel pubblico. Nel pubblico parlo dal punto di vista gestionale, non di dipendenti, via, parlo appunto nel discorso gestionale. Dobbiamo utilizzare il Green Pass, benissimo, utilizziamolo, forniteci gli strumenti per farlo senza che vadano a incidere sui nostri costi gestionali.
Lei prima ha detto abbiamo vissuto sulla nostra pelle quello che vuol dire il Covid, lo ha detto perché è stata lei direttamente colpita, qualche persona a lei vicina? Sì, persone vicine. Il Covid c'è, non mi permetterai mai, da me non uscirà mai il discorso non c'è stato o era un banale raffreddore. Il Covid c'è stato e ha procurato morti. E chi ne è uscito ha degli strascichi notevoli che si porteranno avanti per anni. Per cui dire che la pandemia non c'è stata la trovo una gran stupidaggine. Non ho altro termine. In questa fase però dice va gestita in un altro modo? Assolutamente. Dopo 2 anni io penso che chi di dovere, e non è, ripeto, l'imprenditore, perché c'è l'imprenditore che può e il piccolo imprenditore che non può, deve essere gestita dall'alto, cioè ci deve dare i termini, i modi per poter continuare a lavorare e produrre, perché sono più le restrizioni a cui si va incontro che il fatto di poter lavorare. Il fatto che il Green Pass, ed è stata la prima domanda che ho fatto anche al presidente Pensoiello, il Green Pass abbia comportato una corsa alla vaccinazione, come è accaduto d'altronde in Francia. In Francia è stato detto ci sarà il Green Pass ed è applicato in modo ancora più rigido rispetto a quello che è il Green Pass italiano, come è stato denominato. C'è stato un boom di prenotazioni e stiamo assistendo alla stessa cosa in Italia. Come lo interpreta lei personalmente, come cittadina? Penso che sia una voglia di tornare alla normalità. Quindi se io ho degli obblighi col Green Pass, ho degli obblighi da rispettare senza il Green Pass, allora mi attivo per avere il Green Pass e per poter tornare a vivere normalmente. Non mi sento di dire altro, nel senso, io sono vaccinato tutte e 2 le dosi. Fatto per motivi personali, perché credo che il vaccino sia fondamentale per riuscire a continuare a vivere normalmente, ma penso che la corsa al vaccino sia stata fatta per la paura di non poter tornare alla normalità. Ricordiamoci che adesso c'è l'estate, ma inizia l'inverno, e l'inverno anche l'anno scorso ci avevano detto andrà tutto bene e poi non è proprio andato tutto bene, insomma. Quindi penso sia quello, la voglia di tornare alla normalità e una spinta magari sbagliata per certi termini di far capire alla gente che noi viviamo in una comunità e la comunità ha delle regole che vanno rispettate. Pensoiello, in questi giorni, da quando insomma è stato reso noto l'entrata in vigore del Green Pass, abbiamo ricevuto diverse mail da parte di telespettatori favorevoli al Green Pass dicendo io ce l'ho. Ma chi mi garantisce che il dipendente del locale, dell'albergo, della piscina, insomma di qualsiasi realtà richieda, dove sia richiesto il Green Pass, è vaccinato? Io devo esporre il Green Pass, giustamente, ma non esiste un'obbligatorietà, almeno da quello che abbiamo capito, della vaccinazione per chi lavora all'interno di queste strutture al chiuso. Sì, sappiamo però che il governo farà uscire a breve un decreto lavoro, lo chiamerà così, dove dirà appunto i settori in cui sarà obbligatorio o non sarà obbligatorio. Si torna sempre allo stesso ragionamento, che poi saranno scelte che andranno probabilmente a ledere libertà costituzionali, perché il diritto al lavoro, se tu mi lasci la libertà di non vaccinarmi, non può essere toccata in quel caso. Capisco anche però che per alcune aziende, ma in realtà anche per i nostri settori, qualcuno può pensare che il vaccino ai dipendenti obbligatorio sia una risorsa, non tanto per il vaccino fino a se stesso, ma per la tutela che dà, perché ad esempio nella ristorazione ancora non è stata accolta la nostra richiesta fatta ormai penso 13 mesi fa di avere una quarantena light, ovvero se un dipendente o un membro del personale del locale viene trovato positivo va tutto il locale in quarantena per 14 giorni, di conseguenza molti, soprattutto chi ha staff numerosi, ha la necessità di essere tranquillo che si riesca a mandare avanti il locale nella maniera più serena possibile, ormai c'è bisogno di serenità. Quindi ad esempio anche in questo caso di obbligare o comunque consigliare a un dipendente di fare i 2 tamponi a settimana invece che il vaccino non sarebbe la stessa cosa, perché rischieresti appunto di dare incontro a una chiusura del locale per 14 giorni, ma quindi bisognerebbe arrivare all'obbligatorietà del vaccino solo se non si riuscissero a correggere questi errori pregressi, ma sono errori che secondo me sono appunto risolvibilissimi, perché trovi un membro positivo,
fai il tampone tu allo staff, continui a tenere il locale aperto dopo sanificazione con chi non è positivo. Sembra la cosa più banale di questo mondo, ancora non è stata fatta, e quindi l'alternativa per loro sarà ormai quasi sicuramente, penso, l'obbligatorietà del vaccino a tutti quanti, e là, ripeto, si aprirà sicuramente un altro vaso di Pandora, perché scopriranno nuovamente attraverso le sigle sindacali, e non solo, perché molti titolari non vogliono imporre il vaccino ai propri dipendenti, e credo anche giustamente, si aprirà un altro scenario di protesta sicuramente. Basta vedere cosa è successo dopo che l'ha proposto Confindustria. Infatti, mi stavo chiedendo, è durato 12 ore, penso, avanti, esatto. Però in qualche modo questa linea, suscitando poi le reazioni naturalmente dei sindacati, come era prevedibile. Lei rispetto alla linea di Confindustria come si pone? Io ho la fortuna che i miei dipendenti si sono vaccinati tutti quanti, quindi non mi pongo il problema, perché sennò so che aprirei scenari che potrebbero essere interpretati o da una parte o dall'altra. Comunque, scherzi a parte, io come imprenditore ho necessità di lavorare, non posso più chiudere, quindi probabilmente consiglierei di vaccinarsi ai miei dipendenti, perché io l'ho fatto, perché sono stato bene, perché io come Andrea Pensaiello, come persona fisica, credo nel vaccino. Però non mi metterei mai a criticare la scelta di un collega che prenda un'altra decisione, perché effettivamente lo Stato ha deciso dall'inizio di lasciare la libertà di vaccinarsi o non vaccinarsi. Nel momento in cui prendi questa decisione devi anche assumertene poi le conseguenze. La cosa che secondo me ha sbagliato il governo da subito, da ottobre, da novembre, è non fare una campagna allora pubblicitaria e promozionale dei vaccini, dando tutte le risposte a tutti i dubbi che normalmente alle persone vengono, perché non si può dire che chi ha dubbi sul vaccino sia uno stupido o uno stolto. Sono dubbi che penso che siano normali. Stava al governo, qualora questi dubbi potessero essere risolti, risolverli con una campagna forte di sensibilizzazione, di spiegazione, anche proprio terra a terra. La gente a gennaio doveva avere la bava alla bocca per volersi vaccinare, se il vaccino era una cosa sicuramente sicura e dimostrabile. Non l'ha fatto, non so se non l'ha fatto perché non può o non l'ha fatto perché non ci ha pensato. Adesso abbiamo Bonolis che si fa il segno del vaccino, ma ormai è giugno, è troppo tardi, abbiamo già l'obbligatorietà del Green Pass, quindi siamo già andati oltre. Diciamo che poi non hanno aiutato tutte le varie vicissitudini che hanno accompagnato AstraZeneca e che conosciamo bene, quindi si è creata una confusione all'interno del cittadino che adesso è difficile recuperare. Esattamente, probabilmente questa confusione avuta con AstraZeneca è il motivo per cui a novembre il governo non si è impegnato così tanto a sponsorizzare il vaccino e ha preferito lasciare la libertà, perché anche loro non avevano la certezza di come poteva evolvere la situazione da lì a 3, a 4, 5 mesi. Adesso che le cose sembrano un po' risolte, sta provando a portare tutti quanti in quella direzione, però, ripeto, come ha detto giustamente lei, dopo 6 mesi di morti sospette, di la stampa che spingeva sui tasti a volte sbagliati, di cattiva informazione o mancata informazione su alcune cose, si è arrivati a questo punto, un punto che ormai penso che sia di non ritorno, quindi l'obbligatorietà probabilmente è l'unica strada rimasta, anche se non la condivido. E già in Inghilterra, a Londra, insomma, per quello che lei sa, la questione vaccini ha avuto le stesse ripercussioni in Italia, o i cittadini si sono sottoposti alla vaccinazione senza troppi dubbi, proprio per questa voglia di tornare alla normalità? La maggior parte dei vaccini qui fatti in Inghilterra sono AstraZeneca. Punto. Poi puoi scegliere Pfizer, ma tu vai nei centri, negli hub vaccinali e ti danno AstraZeneca. E lo hanno fatto. Allora, io dico, noi abbiamo, non sono dittatoriali, mi viene da dire, no? Quindi non vivono in uno stato dittatoriale, lo hanno accettato e lo hanno fatto. Io concordo con ciò che ha detto Andrea. Noi abbiamo avuto una campagna vaccinale che ha fatto acqua da tutte le parti. Non sono stati in grado di gestirla, perché giustamente c'è chi può aver paura, c'è chi può essere contrario ai vaccini, e queste sono categorie, ma se tu spieghi bene che cos'è, che cosa non è e che benefici porta, forse non ci saremmo trovati a questo livello. Ripeto, in Inghilterra è quasi tutto AstraZeneca, non dai 40 in su. Quindi credo che la risposta sia più che chiara, insomma. Ultimissima battuta, domani lei sarà a Firenze, ma avete in programma qualcosa per far sentire ancora la vostra voce? Come detto,
anche se non abbiamo appoggiato le manifestazioni sanitarie di ieri, la nostra battaglia contro l'obbligo del controllo del Green Pass nei locali continua, perché non vogliamo cedere su questo punto, perché non è giusto che di nuovo noi veniamo bersagliati da questo governo in maniera a volte anche, secondo noi, ingiustificata. Basti pensare anche quando a ottobre ci hanno chiuso e chiudendoci i contagi sono quintuplicati in 75 giorni, i dati li abbiamo portati, abbiamo chiesto i dati che dimostrassero il contrario, non sono mai stati forniti. Quindi è una battaglia che porteremo sicuramente avanti, anche perché, una piccola parentesi, per una persona che non vuole o non si può vaccinare, c'è tutta una famiglia intorno, quindi non è che ne andiamo a perdere 100 persone che dicono vabbè, ma i non vaccinati sono sempre meno, quindi al massimo perdi il 20, il 30%. No, perché se basta una persona incinta che non si può vaccinare e hai tutta la sua famiglia che sceglierà di cenare a casa invece che venire nel tuo ristorante. Quindi la fetta di mercato che perderemo potenzialmente sarà veramente enorme. E in più ci sono anche tutte quelle persone, giovani in primis, che hanno prenotato i vaccini, ma che la prima dose deve ancora essere appunto fatta. E entro il 6 di un decreto che viene scelto il 20 di luglio e che entra in vigore il 6 di agosto, sapendo che non hanno le dosi necessarie per riuscire a vaccinare tutti quanti quelli che vogliono entro quella data là, è un decreto che già ti penalizza di nuovo partendo da un presupposto completamente sbagliato. Quindi per questo motivo appunto sono stato invitato a Firenze domani, ci incontreremo con i vertici nazionali di tutela nazionale imprese, che è un'associazione che abbiamo visto crescere in fase di lockdown che riguarda la ristorazione, e cercheremo di tirare un attimo le somme per portare avanti quello che può essere appunto un'azione di protesta forte sui generi di quando abbiamo bloccato l'autostrada a Cantagallo a Bologna, però appunto, ripeto, sempre guardando l'implicazione economica del Green Pass sulle nostre attività, perché quello è il nostro focus. Poi nel privato ognuno pensa quello che vuole sui vaccini e su tutto il resto, noi ci concentriamo sull'aspetto economico e non possiamo appunto trascurarlo, non possiamo aspettare tranquilli il 6 di agosto, dobbiamo continuare a lavorare perché ci sia qualche decisione diversa presa il più velocemente possibile. Grazie davvero a Andrea Pensoiello, presidente di Veneto Imprese Unite. Grazie da Londra a Giada Di Cosimo di Veneto Imprese Unite. Grazie davvero per la sua testimonianza, grazie a lei per la sua analisi. Io adesso mi fermerei per qualche istante di pubblicità. Nel frattempo, non so se già mi sentono, vado a salutare Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto, e Giovanni Folador delle Pro Loco, perché sono altri due comparti coinvolti in qualche modo dal Green Pass. Allora capiremo anche da loro la posizione di fronte a questa carta verde. Restate con noi, ci vediamo tra pochissimi minuti. Rieccoci in diretta. Prima di salutare nuovamente i miei ospiti, vi do un aggiornamento di cronaca che arriva dalla Marca Trevigiana, dove purtroppo si registra un incidente mortale avvenuto questa mattina a Paese. Una donna di 52 anni ha perso la vita dopo che la moto sulla quale viaggiava come passeggero, condotta dal marito, è finita contro un'auto. Da una prima parziale ricostruzione sembra che la moto prima sia finita, abbia tamponato un'auto in coda ad un semaforo e poi si è entrata in collisione con un secondo mezzo proveniente dal senso opposto. La donna passeggera appunto è deceduta all'istante, il marito di 58 anni ha riportato varie fratture ma non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi di legge sono affidati ai carabinieri sul posto, anche i sanitari del SUEM. Torniamo a parlare di Green Pass, saluto nuovamente, li ringrazio per essere con noi, auguro anche a loro buona domenica, al presidente di Federalberghi Veneto Massimiliano Schiavon e Giovanni Folador di Umpli Veneto, ben ritrovati ad entrambi. Buongiorno. Allora inizio da lei, Schiavon, chiedendole un po' un parere come imprenditore e come albergatore di questo Green Pass, che già sta sollevando tante polemiche. Abbiamo visto ieri le manifestazioni in giro per l'Italia e anche nel nostro Veneto, e che sta sollevando vari quesiti poi sulla sua applicabilità. Ma guardi, noi anche come Federalberghi Veneto e Federalberghi Nazionale abbiamo accolto responsabilmente l'introduzione di questo strumento e soprattutto anche l'introduzione di nuovi parametri per il monitoraggio del contagio, e quindi le ospedalizzazioni e il ricovero in terapia intensiva. Credo che questa sia una grande novità rispetto, diciamo, al passato.
Certo è che l'introduzione del Green Pass va fatta una specifica, non è necessario avere il Green Pass per accedere alle strutture ricettive, ma è necessario, almeno secondo quelle che sono in questo momento le informazioni che abbiamo in attesa del dispositivo normativo, è necessario per accedere a taluni servizi. E qui purtroppo si è generata ancora un po' di confusione nella comunicazione, che era il timore più grande che noi avevamo prima dell'introduzione di questo strumento, e la richiesta che facevamo era quella appunto di essere assolutamente chiari nei confronti dei turisti e di tutti coloro che si accingevano quindi a trascorrere le vacanze all'interno delle strutture ricettive. E questo purtroppo non è avvenuto, e devo dire che già dalle 24 ore successive i nostri centralini telefonici sono stati subissati da richieste di informazioni sulle modalità di applicazione all'interno delle strutture ricettive. Qui duole dover sottolineare che in questo caso diciamo il governo ha coinvolto anche alcuni servizi interni, tipo la congressistica piuttosto che le piscine, piuttosto che l'accesso alla ristorazione alberghiera, cosa che non avveniva in precedenza. Ricordo infatti che nel periodo del lockdown i nostri servizi di ristorazione non sono stati mai chiusi, hanno continuato ad erogare i loro servizi, ma per una ragione ben specifica, non per fare una differenza tra una categoria all'altra, ma certamente perché all'interno delle strutture ricettive in genere c'è sostanzialmente il tracciamento e il monitoraggio, cioè quando si accede a una struttura ricettiva normalmente nelle pratiche di check-in si individua appunto l'ospite che entra nella struttura, dopodiché scattano ovviamente quelli che sono i protocolli sanitari previsti durante il soggiorno di quest'ospite. Questa è l'unica differenza che aveva consentito in passato, e adesso siamo in attesa appunto di un dispositivo che lo chiarisca, l'utilizzo da parte degli ospiti di questo tipo di servizio, con non pochi disagi, devo dire, perché e mi consenta di dire anche questo, rispetto a una ristorazione pura, la ristorazione alberghiera è un servizio che spesso viene prenotato con largo anticipo, non il giorno stesso ma o il giorno prima, ma a volte anche con mesi di anticipo. Quindi si è creato già un contratto tra le parti, albergatore e ospite, che nessuno dei due vorrebbe in questo momento disattendere, con tutta una serie di problematiche che la ristorazione interna in questo momento può generare ad alcuni nuclei familiari. Nello specifico, se una famiglia dove il papà e la mamma, le faccio un esempio giusto per citarne uno, sono stati vaccinati e magari il figlio ancora non è stato vaccinato o è in attesa dell'appuntamento o gli è stato dato un appuntamento successivo alla data d'arrivo, teoricamente non potrebbe accedere, anzi non teoricamente, attualmente non potrebbe accedere ai servizi di ristorazione interna. E questo già sta generando ovviamente molte difficoltà e in qualche caso il rischio anche di diverse cancellazioni. E ad esempio accedere alle piscine, penso ad esempio alle piscine, cosa succede? O alle palestre, perché ci sono anche molte strutture alberghiere che sono dotate di palestre. In questo caso come ci si deve comportare? Ma intanto siamo veramente in attesa di un dispositivo che faccia assoluta chiarezza nel merito. Poi le piscine degli alberghi, entriamo nella normativa regionale soprattutto delle piscine, che molto spesso non sono piscine pubbliche ma sono inquadrate secondo piscine private, quindi non avendo fatto anche nel testo diciamo del dispositivo uscito attualmente e in attesa di essere chiarito una distinzione tra queste due tipologie, onestamente siamo un po' in difficoltà anche noi a dare questo tipo di informazione ai nostri ospiti, e ci auguriamo che nelle prossime 24 o 48 ore si possa fare assolutamente chiarezza e noi si possa dare le corrette informazioni agli ospiti. Follador, che cosa accadrà invece per gli eventi, seppur tra le tante difficoltà legate proprio alle misure anti-Covid, si riuscirà a mettere in piedi in questa estate? A chi spetterà controllare? Prima abbiamo sentito il sindaco di Spresiano per un'altra cosa e lui giustamente ci diceva: noi abbiamo vari eventi in programma, se a questi eventi ci arrivano 20 persone riusciamo anche a controllarle, ma se ce ne arrivano 500 il carico è ben diverso. Sicuramente è chiaro che questa nuova disposizione mette tutti un po' in allarme, perché non è ancora chiaro come, chi cosa deve fare, in che modo, e quindi anche noi siamo un po' così, stiamo aspettando e cercheremo di chiarire nei prossimi giorni tutto quello che serve fare in modo da poter fare i nostri eventi
in tranquillità e in sicurezza. Cioè, è chiaro che noi non siamo, noi vediamo sempre di buon occhio tutto quello che serve per contenere la pandemia, e piuttosto di avere le chiusure è meglio sicuramente una situazione come questa, qualche limitazione. Siamo anche noi, se dobbiamo farlo noi, ci organizzeremo, cercheremo di fare. Noi come Umpli abbiamo avuto ieri tantissime telefonate, richieste di dire cosa facciamo, come facciamo e così via. È chiaro che anche noi non abbiamo oggi risposte, cercheremo di darle nei prossimi giorni, sperando di avere dei chiarimenti da parte delle autorità competenti. Quello che noi diciamo però alle nostre associate è che dobbiamo assolutamente andare avanti, cioè le nostre comunità hanno bisogno di essere vissute, di essere animate, e quindi non possiamo sicuramente fermarci, pur anche con tutte queste difficoltà che comporterà anche questa nuova normativa. C'è il rischio che qualche evento che si era riusciti tra mille difficoltà ad organizzare salti per quest'estate, proprio alla luce di questa incertezza legata al Green Pass? Io mi auguro di no, cioè noi cercheremo di fare di tutto perché questo non avvenga. Poi siamo in un mondo di volontari, quindi noi non possiamo neanche costringere nessuno a voler fare. E questo dà anche sicurezza per tutti, quindi come volontari noi abbiamo in questo momento l'obbligo, io dico morale, di rianimare i nostri territori, di rianimare le nostre comunità, e quindi non dobbiamo fermarci. Questo è il messaggio che noi come Umpli diamo alle nostre associate, e quindi siamo vicini a loro per risolvere tutti i problemi, anche con personale competente, per se ci sono, in modo che gli eventi non vengano cancellati ma vengano fatti. Presidente Schiavon, lei prima diceva stanno arrivando le disdette, sappiamo proprio dai suoi colleghi come ci sia questa preoccupazione, cioè che il Green Pass possa compromettere un turismo, visto che entrerà in vigore dal 6 agosto, quando si sarà nel pieno, e che possa compromettere anche proprio il turismo di settembre, che in particolar modo magari per le città d'arte poteva essere il mese della ripartenza. Ma guardi, allora, fortunatamente vorrei fare una precisazione: il tasso di cancellazioni in questo momento è assolutamente sotto controllo e abbastanza fisiologico. Ovviamente tutti sono in attesa di capire meglio come, diciamo, quali saranno le ripercussioni all'interno del nostro settore ricettivo alberghiero. Va certamente detto che per fortuna la statistica, anche recentemente una ricerca fatta proprio dalla Federalberghi, conferma che più del 94, quasi il 94% degli italiani sceglierà di restare in Italia per le sue vacanze quest'anno, e la stragrande maggioranza sceglierà proprio il settore ricettivo alberghiero per trascorrere le proprie vacanze, quasi il 25% del totale. Questo a significare che il nostro comparto è ritenuto un comparto assolutamente sicuro, che applica rigidi protocolli sanitari a tutela della salute dell'ospite. Va anche detto che l'introduzione di questo dispositivo di Green Pass in questo momento ha preoccupato proprio maggiormente gli italiani più che gli stranieri. La domanda dei clienti stranieri al momento è rimasta costante, sebbene al di sotto del 2019, ma questo anche perché prima dell'introduzione del Green Pass comunque il cliente straniero era soggetto a dover eseguire dei tamponi in entrata e poi anche in uscita dal proprio paese. Quindi diciamo lì è cambiato poco, cambia un po' per gli italiani, e chiaramente c'è un po' di apprensione in tal senso, nella speranza appunto che non si vada a compromettere un trend che, devo dirle, tutto sommato stava dando segnali positivi, soprattutto per il settore leisure della costa e del lago del Veneto, come anche, diciamo, la montagna nel periodo centrale di luglio-agosto, la montagna estiva. Ci auguriamo, ecco, che quando verrà fatta chiarezza non ci saranno appunto delle limitazioni o degli impedimenti tali
per cui si possa compromettere questa fase di rilancio che avevamo cominciato a registrare. Ecco, quindi è necessario che questi chiarimenti, soprattutto per quanto riguarda i servizi offerti dagli alberghi, arrivino in tempi rapidi. Assolutamente, noi diciamo ieri avrebbero dovuto arrivare o l'altro ieri, cioè in questi casi la comunicazione preventiva chiara ed efficace è un elemento fondamentale, perché il nostro settore è come una cristalleria, il turismo è molto fragile dal punto di vista della comunicazione, se si adotta una comunicazione sbagliata si vede compromettere il lavoro di mesi nel giro di poche ore, ed è una situazione che purtroppo abbiamo già vissuto poco tempo fa, non molto tempo fa, quando hanno incominciato a introdursi le varie restrizioni. Ora, per fortuna, l'introduzione del Green Pass, come diceva il collega poc'anzi, ha modificato anche i parametri di tracciabilità, diciamo, del contagio, e si va quindi con l'ospedalizzazione o il tracciamento delle terapie intensive, e questo ha consentito anche di modificare il criterio con cui si determinavano i colori delle restrizioni, giallo, arancione, rosso, che sarebbe stato assolutamente una disfatta e deleterio in questa fase di ripartenza. Quindi l'abbiamo fugato e io mi auguro che a breve arrivi finalmente questo chiarimento che ci consente, che consente a tutti gli operatori del turismo, di dare una comunicazione chiara ai propri ospiti. Giovanni Folladora, che eventi sei riusciti ad organizzare per quest'estate 2021 e che cosa ci si dovrà aspettare rispetto agli anni scorsi? Naturalmente ci sarà una serie di misure e immaginiamo che verranno applicate per i visitatori. Sì, alcuni eventi è chiaro che sono già prima di queste disposizioni, per le difficoltà che ci sono, non vengono organizzati, però noi abbiamo fatto una stima che circa l'80% degli eventi che normalmente si tengono, le Proloco avevano programmato di farli, ovviamente con le regole previste, anche con difficoltà non da poco, anche per il contingentamento del numero delle persone, eccetera. E quindi difficoltà anche economiche, però la volontà è quella di fare. Questo nuovo dispositivo, di cui ancora non è tutto chiaro anche per noi come si debba applicare, in che modo e cosa comporti e quando, perché gli eventi, sì le sagre, ma ci sono anche tantissimi altri eventi che noi organizziamo, che se hanno influenza o no, se c'è l'influenza del Green Pass anche per questi, non lo sappiamo, e speriamo che nelle prossime ore venga chiarito. E in ogni caso, come dicevo, noi vogliamo e la volontà comune, noi stiamo già ragionando con tutte le nostre rassegne, con tutti gli eventi enogastronomici per poter svolgere, ma anche tutti gli eventi all'aperto con cinema, teatro e così via, la programmazione che normalmente veniva fatta nei territori. E noi ci auguriamo che sia un'estate viva e che sia un'estate che di rilancio per tutte le nostre comunità. Ce lo auguriamo davvero anche noi, abbiamo capito però che in questo momento c'è ancora un clima di incertezza su quello che accadrà, e allora sia a Giovanni Folladora sia a Massimiliano Schiavon do l'appuntamento tra qualche giorno, quando ci auguriamo le cose saranno chiarite, per capire quelli che saranno poi gli impatti, e ci auguriamo tutti che siano i minimi, sia sulla questione turistica legata agli alberghi sia poi su quello che è tutto gli eventi in mano alle Proloco. Grazie davvero a Giovanni Folladora, Umpli Veneto, grazie a Massimiliano Schiavon, presidente Federalberghi Veneto, grazie ad entrambi e buona domenica e buon lavoro naturalmente. Grazie a lei, buona giornata. Grazie e buona domenica. Grazie ad entrambi, avete capito, insomma, un'altra fotografia, un ulteriore passaggio relativo al Green Pass. All'inizio abbiamo parlato naturalmente di bar e ristoranti, per i quali l'impatto è certamente più forte, e poi c'è tutto il mondo del turismo, degli alberghi e poi anche degli eventi.
eventi che caratterizzano solitamente il periodo estivo e poi il periodo anche di settembre, anche questi saranno vincolati al Green Pass, ma resterà ancora da capire con che modalità. E adesso dovremmo avere in collegamento telefonico, la ringrazio tantissimo per essere con noi, Laurent Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti. Buongiorno presidente, ben ritrovata. Buongiorno a tutti, buona domenica. Buona domenica a lei presidente, grazie per dedicarci anche di domenica il suo tempo. Io partirei subito presidente facendo vedere ai nostri telespettatori questa locandina, il vaccino è normalità ed è questa iniziativa che state portando avanti come Confindustria, Confcommercio, Confagricoltura, insomma le varie sigle delle varie associazioni di categoria del Belluno, per incentivare proprio la vaccinazione. C'è una nota che dice la scienza ha fatto un miracolo, non vanifichiamolo. Partendo da qui le chiedo presidente che cosa ha provato guardando ieri in televisione le immagini delle tante manifestazioni di piazza che anche in Veneto hanno caratterizzato il sabato contro il Green Pass e poi quello che poi è emerso poi è anche stato un messaggio di libertà anche nello scegliere o meno la vaccinazione. Come le ha accolte, viste queste manifestazioni di piazza, presidente? Ma allora, le manifestazioni di piazza, a mio avviso, fanno parte della crescita di una società, è bene che ci siano, e sinceramente penso che sia sempre un confronto e debba rimanere un confronto. Dopodiché ho l'impressione che in queste piazze non ci fossero solo gli italiani, ma ci fosse anche altro. Evidentemente questa tira e molla della politica coinvolge in modo anche a mio avviso sgradevole, si prende il diritto di parlare della salute degli italiani piuttosto di come risolvere la salute degli italiani. Io sono molto sorpresa sulla questione del Green Pass. Perché, per esempio, sul Green Pass, cioè la libertà per tutti. Spieghiamo cos'è il Green Pass. Nel Green Pass ha tre criteri, tre possibilità di decidere: il vaccino, l'immunità per aver contratto il Covid ed il tampone. Per cui all'interno del Green Pass c'è la possibilità di scegliere, c'è libertà per tutti. Mi dispiace vedere che nessuno sta spiegando questo. La mia impressione è che di fronte a una manciata di voti si è disposti a svendere la salute dei cittadini italiani. Questo mi amareggia moltissimo. Poi come Confindustria sul fronte vaccini vi siete sempre avete preso una posizione molto forte, quella relativa proprio alla vaccinazione all'interno delle aziende, tra i lavoratori, suscitando poi le reazioni anche prevedibili in qualche modo del mondo sindacale. Da questo punto di vista come vi state muovendo e qual è il confronto con la politica, se un confronto su questo tema c'è, è già iniziato? Guardi, ha iniziato il presidente Bonomi, ne sta parlando quotidianamente, e un'intesa a mio avviso è possibile nell'interesse di tutti. L'interesse di tutti vuol dire tutelare la salute, tutelare l'economia, e attraverso l'economia si tutela il benessere della nostra società e delle nostre famiglie. Io ci tengo a dire che se è vero che nessuno può essere obbligato ad essere vaccinato, quindi un trattamento sanitario, è altresì vero che l'imprenditore è obbligato ad adottare le misure necessarie ad assicurare l'integrità fisica dei propri dipendenti. Articolo 2087 del Codice Civile. Io sinceramente sono convinta che con le persone bisogna parlare. Io all'interno della mia piccola azienda cerco di farlo, perché più o meno, insomma, in qualche modo chi non si vaccina l'ho anche quasi pubblicamente dichiarato, no? Ma le motivazioni sa quali sono? Le risposte sono: ma aspetto ancora un po', io ho paura del vaccino. Per cui a mio avviso c'è una mancanza proprio di comunicazione, oppure una comunicazione che è stata completamente errata. Perché? Le spiego semplicemente: perché è in mano ai politici.
Invece io chiedo ai medici di base di parlare con le persone, perché penso che sia fondamentale parlare con persone che di salute hanno le competenze. I politici non ce l'hanno, mi dispiace, rimangono un attimo in disparte su questo tema. Ascoltiamo la scienza, anche perché dire di non credere in qualche modo al mondo scientifico è qualcosa che ci deve far riflettere non solo per quello che è la pandemia di oggi, ma per quello che possono essere i problemi di domani. Se siamo disposti a mettere in discussione la scienza, questo diventa veramente pericoloso. E ripeto, rispettando la libertà di tutti. Presidente, lei dice si arriverà ad un accordo. Secondo lei che contenuti avrà questo accordo tra mondo imprenditoriale e mondo politico? Guardi, io dico, il Green Pass, io veramente invito tutti a leggerlo e a spiegare nuovamente cos'è il Green Pass. Il Green Pass si muove su tre criteri, quindi il vaccino per chi vuole essere vaccinato, l'immunità almeno per diversi mesi per chi ha contratto il Covid e la possibilità di fare il tampone, a mio avviso, anche per l'accesso alle aziende, perché noi abbiamo il dovere di tutelare i lavoratori che invece si sono vaccinati, perché ce lo chiedono. Il problema all'interno delle aziende c'è e se lo pongono i lavoratori, ancora di più forse che i datori. Per cui io ho l'impressione che se non si spiega chiaramente cos'è il Green Pass, cerchiamo di farci del male. E l'impressione, le ripeto, che il mondo della politica stia giocando una partita a base di voti e non di buon senso. Non tutti, per l'amor di Dio, perché poi anche all'interno degli stessi partiti si sente di tutto e il contrario di tutto. Però facciamo parlare la scienza, facciamo parlare i medici, facciamo in modo di tutelare la salute nel migliore dei modi. La bacchetta magica non c'è. È chiaro che di fronte a un vaccino che è stato, come dire, un vaccino che è in un anno è stato messo a disposizione di tutti, forse qualche problema ci può essere. Spieghiamo anche che prendere la malattia è molto più pericoloso. Insomma, è una ABC abbastanza semplice. Secondo me dobbiamo proprio ritornare ad essere, a comunicare, ad essere corretti con noi stessi e con i nostri vicini, i nostri genitori, le nostre famiglie, i nostri lavoratori. Penso sia molto più semplice di quello che qualcuno vuol far credere. Presidente, l'ultima battuta che le chiedo è relativa alla sua presa di posizione dopo la decisione della Consulta di mantenere i vincoli paesaggistici su Auronzo e Comelico. Guardi, io continuo a ripetere che i primi custodi della montagna sono i loro abitanti e soprattutto dire di no alla montagna oggi è un atto, a mio avviso, inaccettabile, perché oltre allo spopolamento rendiamoci conto che ci sarà lo spopolamento anche dei servizi, e nei servizi si parla di ospedali, di scuole, delle poste, piuttosto che di tutte quelle piccole cose che una comunità ha assolutamente bisogno. Non si arriva dal Cadore a Belluno in 10 minuti, anche perché allora parliamo di infrastrutture anche. Vogliamo dare al Comelico la possibilità di accedere agli ospedali più grandi e più vicini? Oppure vogliamo proprio un puro spopolamento? Questi territori sono già molto vincolati e a mio avviso questo è un accanimento terapeutico e noi non lo possiamo concedere. Ci sono degli sbocchi? È fiduciosa sulla possibilità di rivedere questa decisione? Ma io spero sempre che alla fine il buon senso prevalga. Non bisogna mai pensare e accettare così passivamente una decisione che è proprio contro il benessere della montagna e dei suoi abitanti. Mi viene da dire che vorrei effettivamente che alcune scelte possano essere fatte dai territori, perché i territori, mi creda, la fanno nell'interesse del territorio, dell'ambiente e della comunità. E oramai questo è un dato di fatto, per cui a questo punto un pochino più di autonomia anche in queste scelte. Non può essere Roma che decide per il Comelico o per i paesi di montagna, dove effettivamente le difficoltà sono tantissime e le percepisci solo quando ci sei su questi territori. Da lontano tutto sembra così, un Gardaland che non è. Grazie davvero, grazie a Laurent Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti. Grazie presidente, naturalmente buon lavoro, a risentirci a presto e buona domenica ancora.
Grazie a voi, buona domenica. Grazie. Grazie alla Presidente Berton. Adesso noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma restate con noi tra pochissimo di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta, mi ha raggiunto in studio la dottoressa Fortunata Pizzoferro, vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto. Buongiorno dottoressa e ben arrivata. Grazie per essere con noi, buona domenica anche a lei naturalmente. Grazie. Allora dottoressa, io con lei partirei subito, ne abbiamo parlato più volte durante questa diretta delle manifestazioni di piazza date in scena ieri in tutta Italia, anche in Veneto, anche qui a Treviso, tante persone che sono scese in piazza al grido no Green Pass, veicolando con la volontà di veicolare il messaggio di questa mancanza di libertà legata proprio alla carta verde, ma anche poi lanciando messaggi diversi legati alla vaccinazione e a quello che per molti è diventato un ricatto, quello di doversi vaccinare per poter usufruire di tanti servizi che altrimenti sarebbero loro negati, e i dati lo stanno facendo vedere, come c'è stato poi un boom di prenotazioni. Insomma, sono tanti gli aspetti che affronteremo con lei, però intanto guardiamo insieme le immagini proprio della manifestazione data in scena ieri pomeriggio in Piazza dei Signori a Treviso, e poi lo commentiamo con la dottoressa. Con questo grido hanno occupato Piazza dei Signori oggi pomeriggio. Il popolo dei Novax, ma anche del No Mask e soprattutto del No Green Pass, ha voluto far sentire ad alta voce il proprio dissenso per quella che molti hanno definito dittatura sanitaria. Un migliaio, secondo la questura, arrivati da più parti, aderendo ad un tam-tam nato spontaneamente sui social e che ha dato appuntamento agli scettici del Covid alle 17 di sabato 24 luglio. E qui, senza un vero e proprio organizzatore, ognuno è stato libero di dire la sua. C'è chi ha chiesto l'intercessione della Madonna scagliandosi contro la Chiesa complice di chi vuole l'obbligo di vaccinazione. Siamo in mano a gente senza Dio. Oggi l'Italia è pagana. San Paolo oggi avrebbe molto da fare a convertire persone che non credono più a niente. Chi ha tenuto una sorta di comizio e chi ha letto delle lettere scritte da infermiere a contatto con i contagiati dal Covid. Vi porto la lettera di una nostra collega che ha avuto danni dal vaccino. Un popolo eterogeneo che ha detto di non credere più di fatto alle istituzioni, sia sanitarie che pubbliche, ha reclamato la libertà di scelta sia nelle vaccinazioni che nelle cure. Dovrebbe essere una situazione naturale dell'essere umano e adesso ci tocca chiederla. Abbiamo dei diritti costituzionali che ci vengono concessi. Dovremmo averceli naturalmente, no? E invece vengono concessi, ci vengono dati dai nostri governanti. Siamo qui per rivolere, per volere, quello che dovrebbe essere già nostro. Libertà è la parola che abbiamo sentito, abbiamo visto scritta, abbiamo sentito pronunciare dai manifestanti, ed è la parola che poi ha percorso l'Italia da nord a sud. È la libertà che ha spinto quelle persone ad andare in piazza? Che cosa psicologicamente scatta e porta a scendere in piazza in un sabato, tra l'altro anche molto caldo come la giornata di ieri? Beh, il tema delle libertà è interessante, direi anche molto complesso. Proprio in questi giorni, leggendo un po' di notizie, alcune anche parallelismi un po' forzati con la situazione degli ebrei nei campi di concentramento, mi è venuto alla mente un libro scritto nel 1941 da un famoso psicologo, Erich Fromm, che si chiamava proprio Fuga dalla libertà. E lui faceva una riflessione tuttora attuale sul fatto di che cos'è veramente la libertà, che forse traduciamo in maniera un po' troppo banale nel fare ciò che vogliamo. In realtà la condizione dell'essere umano non è quella di fare ciò che vogliamo, perché se fosse questo possibile, le dico che io metterei subito la firma per poter scegliere di non invecchiare, per poter scegliere di non morire, di non vedere mai i miei familiari ammalarsi. Quindi la vera condizione dell'essere umano purtroppo è solo di avere la libertà di assumersi la responsabilità delle proprie scelte. Siamo purtroppo da un anno e più a questa parte in una situazione molto difficile dal punto di vista della libertà, perché dobbiamo confrontarci con una limitazione molto
molto seria, con la limitazione della morte, che noi abbiamo perennemente di fronte, non solo rispetto alla morte fisica del corpo, ma anche rispetto alla morte sociale, all'impossibilità di avere delle relazioni, alla morte economica, nel vedere chiuse delle attività. Di fronte a questa sensazione di mancanza di libertà, mi sembra che gli animi si stiano particolarmente esasperando. C'è una specie di meccanismo di fuga, anche ben descritto appunto da Fromm. La fuga verso questa sensazione di malessere è di tre tipi, e uno di questi tre tipi è appunto la distruttività. Vado in piazza a rompere qualcosa, vado in piazza a ribellarmi verso quello che penso che qualcuno mi sta infliggendo, ma in realtà è una mia sensazione di costrizione interna. La libertà che mi porta ad essere egoista nei confronti dell'altro anche, e quindi mettere magari anche a rischio la mia salute, ma anche la salute degli altri, perché ad esempio dopo queste manifestazioni ad esempio il sindaco di Treviso, nonché presidente ANCI, Mario Conte, ha detto adesso andate a farvi un tampone, evitiamo che poi ci possano essere delle conseguenze dal punto di vista sanitario di questi assembramenti. Abbiamo visto anche molte persone insomma senza i dispositivi, senza la mascherina. Quindi l'egoismo che prevale poi sul bene comune, sull'interesse comune? Guardi, più che il collegamento tra libertà e egoismo, io farei un collegamento tra libertà e paura, perché in realtà il contrario di libertà non è regole o costrizione, ma il contrario di libertà è paura. In realtà quello che ci muove anche verso l'egoismo è questa sensazione di paura, di non essere padroni del proprio destino, di non sapere che cosa succederà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Cioè questa ormai sensazione di sfiducia generale, anche devo dire in qualche modo giustificata dal fatto che siamo tutti in una situazione nuova, e quindi nelle settimane, mentre inizialmente si è fatto un altro meccanismo di fuga, quello del finirà subito, finirà presto, no? Si ricorda, cantiamo perché andrà tutto bene, quindi c'era anche una fiducia forse immotivata nelle persone che decidevano, e si dice sì a qualunque misura. Ora siamo passati a un altro meccanismo di difesa: io non mi fido di nessuno e quindi devo guardarmi sempre le spalle, perciò mi tiro indietro rispetto alla generosità verso gli altri. Alla positività di quel primo periodo, alle canzoni, agli arcobaleni, si è passati ad un senso di rabbia, di frustrazione? Si è passati da un estremo all'altro? Non direi da una positività a una negatività, da due meccanismi di difesa diversi. Uno è quello della negazione, quindi io non vedo che effettivamente ho davanti a me un grosso problema. Ora un altro meccanismo di difesa, quello del distruggere questa situazione pensando che se ne creerà magicamente un'altra. Un terzo meccanismo di difesa è invece quello del conformarmi a qualcosa, ed è per questo che vediamo una polarizzazione verso chi si conforma al assolutamente sì al vaccino e non si discute e non posso dialogare, chi si conforma assolutamente no al vaccino e non posso dialogare. E così si fanno proprio due fazioni che hanno dei nomi, si vax, no vax, ho anche sentito gli inoculati e i non inoculati, sono termini, devo dire, anche molto tristi, no, per descrivere la persona che io ho a fianco, per descrivere a volte gli amici, eppure si stanno creando queste spartizioni che non possono più dialogare tra di loro. Dottoressa, io vado a salutare il sindaco di Saonara, Walter Stefan. Stefan, buongiorno sindaco. Buongiorno a lei e ai vostri spettatori. Intanto sindaco, grazie davvero per essere con noi. Io farei ascoltare a lei e vedere alla dottoressa il servizio che la nostra redazione di Padova ha realizzato ieri. Perché il sindaco di Saonara? Perché il sindaco aveva affisso in giro per il suo comune dei manifesti che invitavano a vaccinarsi, e contemporaneamente poi con quello che è lo strumento anche che oggi si usa di più, ovvero i social, è partita nei suoi confronti una gogna mediatica con insulti, e parallelamente una cosa simile è accaduta anche proprio al sindaco di Treviso, al presidente ANCI Mario Conte, anche lui nei giorni scorsi investito da una serie di insulti proprio per la sua presa di posizione in qualche modo nei confronti del Green Pass. Allora vediamo il servizio e poi lo commentiamo con il sindaco e anche con la dottoressa. Al grido libertà, no Green Pass, in tantissimi hanno invaso Piazza Libertà nel cuore di Bassano per una manifestazione che si è svolta in contemporanea con altre città del Veneto e d'Italia per contestare l'ultimo decreto Draghi che entrerà in vigore il prossimo 6 agosto.
Allora, questa era l'altra manifestazione, l'abbiamo detto, in tante piazze italiane. Questa era la manifestazione data in scena ieri a Bassano. Vediamo invece adesso il servizio relativo proprio alle minacce nei confronti del sindaco di Saonara. Per la regia il servizio numero 16. Grazie. Povero sindaco collaborazionista dell'oligarchia del turbocapitalismo criminale globalista. La finta epidemia è la più grande farsa della storia dell'umanità. Questo è solo uno dei messaggi che il sindaco di Saonara, Walter Stefan, ha ricevuto via mail o sui social per aver deciso di affiggere in giro per il paese dei vivai questo manifesto che invita alla vaccinazione. Apriti cielo, in breve si è scatenata l'ira di chi il vaccino non lo vuole proprio fare. Arrivare ad affermare, come ho ricevuto in qualche mail, che propago con questo invito, propago le varianti o addirittura mi si associa al nazismo perché praticamente come gli ebrei venivano marchiati, così farei nei confronti dei cittadini che non si vaccinano, mi sembra veramente un'idiozia assoluta. Il vaccino, il primo cittadino, l'ha appena fatto invece. Seconda dose di AstraZeneca, ci confida, non ha avuto effetti collaterali. Tutti i farmaci possono avere delle controindicazioni, ci dice, ma in questo caso i benefici superano di gran lunga gli effetti avversi. L'appello che continua a fare ai suoi concittadini è di mettersi al sicuro dal Covid. 6 giorni fa Saonara era Covid free, non c'erano contagiati e non c'erano persone in isolamento. A questa mattina sono 19 contagiati e 44 persone in isolamento. Gli unici modi che abbiamo per cercare di fermare questo maledetto virus è quello classico della mascherina, della pulizia delle mani, del distanziamento ed il vaccino, che è stato dimostrato, è dimostrato che per il 90% si mette al riparo da prendersi il contagio. Sindaco, le chiedo subito, i manifesti ci sono ancora in giro tra le strade del suo comune? Ah, certo che sì, e anche li terrò aggiornati man mano che da LUNS avrò le comunicazioni periodiche sull'andamento vaccinale, come abbiamo per il resto tutti i sindaci. Quindi nessun passo indietro nonostante le minacce e gli insulti? Ma ci mancherebbe, insomma, dai. Io credo che anche i vostri servizi hanno evidenziato la povertà di pensiero di queste persone, che poi se li vogliamo quantificare, a Padova ieri c'erano 5.000 persone, la provincia di Padova ha quasi 1 milione di abitanti, siamo lo 0, insomma, ecco, io non credo che lo 0, possa imporre un pensiero al 99% della popolazione. Purtroppo il problema che mi preoccupa di più non sono tanto gli insulti o le minacce, quanto l'integralismo di queste posizioni, per cui non si riesce neanche a, con la logica, con il buon senso, con i numeri, con i dati, si riesce a scalfirle. Ecco, questa è la cosa che mi preoccupa di più, questo aspetto culturale che viaggia sui social, dove i leoni della tastiera possono praticamente scrivere tutto ciò che vogliono senza nessuna contraddizione. Voi sindaci poi avete vissuto durante il periodo più brutto, quello che sono state le ripercussioni della pandemia anche dal punto di vista economico sulla struttura sociale e poi delle vostre realtà. È anche per questo che poi c'è chi come lei scende in campo proprio per portare avanti questo messaggio, questi appelli alla vaccinazione. Ma guardi, è proprio perché conosciamo da vicino questa situazione drammatica delle chiusure delle attività, della gente in lockdown, delle situazioni veramente difficili anche nelle scuole, con la chiusura delle scuole. È proprio per questo che non vogliamo ritornare a questa situazione, per cui il vaccino oggi è l'unico modo per contrastare questo virus, è l'unico modo per farci vivere una vita quanto più possibile normale, è l'unico modo per socializzare ed è l'unico modo per riuscire a guardare il futuro anche dell'economia. Insomma, tutti abbiamo compreso quali danni ha fatto questo virus nell'economia nazionale e mondiale. Se vogliamo ritornare a quelle situazioni che abbiamo conosciuto un anno fa e di cui come sindaci siamo stati purtroppo drammaticamente interessati, non facciamo altro che ascoltare questa gente. Insomma, ecco, io credo che invitare al vaccino non sia né essere razzista, come vengo accusato, va bene, ma né propagandare il virus, addirittura propagandare le varianti del virus come mi accusano, ma sia veramente fare fronte alla gente su una situazione che va
ma velocemente invertita, perché come abbiamo visto, ma anche nel mio comune, in 5 giorni siamo passati da 0 contagi, 0 persone in isolamento, a 19 contagiati e a 44 persone in isolamento. Quindi se vogliamo bloccare questa situazione e impedire di ritornare e fare in modo di non ritornare più alle situazioni che abbiamo vissuto un anno fa, l'unico sistema che abbiamo è quello di vaccinarsi. L'ho fatto anch'io, tra le altre cose, tutte e 2 le dosi, AstraZeneca, non ho avuto nessun tipo di problema, ho adesso il pass, il Green Pass, e quindi insomma ritorniamo alla normalità. Tra un attimo le chiedo proprio del Green Pass, Sindaco. Con lei, dottoressa, volevo capire questi insulti che arrivano nei confronti di un sindaco. Abbiamo detto il sindaco di Sanara, ma anche il sindaco di Treviso è stato nel mirino appunto degli insulti dopo la sua presa di posizione, in questo caso il sindaco di Sanara nell'invitare alla vaccinazione, e ci si lo ha detto il sindaco Leoni da Tastiera, che si nascondono dietro ad uno schermo per poi inveire contro delle idee diverse dalle loro di fatto. Beh, sicuramente non è facile fare il sindaco in questa situazione di emergenza. Io vorrei un attimo paragonare al buon padre di famiglia, nel momento in cui si trova in una situazione in cui vede in pericolo i suoi figli, nel momento in cui un bambino sta andando sotto una macchina, il buon padre di famiglia gli dà una spinta. Non è un'azione che il bambino percepisce come protettiva. Il bambino può anche piangere, può ribellarsi e può pensare che il genitore sia cattivo. Quindi, da osservatore esterno, direi che non c'è una colpa di qualcuno che volontariamente sta agendo per il male di qualcun altro. Non c'è sicuramente la colpa del sindaco, che di questi sindaci che a volte hanno una comunicazione anche molto autoritaria. Si deve fare così, ma perché sono in una situazione di pericolo, ma dall'altra parte abbiamo una serie di cittadini spaventati che protestano, che si ribellano e quindi esprimono la loro rabbia. Purtroppo è la situazione in sé che porta a questa modalità di autoritarismo e ribellione. Non è cattiveria né degli amministratori comunali che si trovano in una situazione di emergenza, ma neanche di quella piccola fetta di cittadini che non è che normalmente non ragionano, ma sono in questo momento appunto preda di una paura più grande per la loro salute. E anche dalle tante informazioni che ci hanno tempestato in questi mesi, alle volte anche diametralmente opposte. Sindaco, le volevo chiedere come vede, come giudica la misura del Green Pass, e se la preoccupa il fatto che poi dovranno scattare dei controlli che in qualche modo ricadranno anche proprio sulla polizia locale per verificare che clienti e gestori abbiano fatto rispettare quelle che sono le normative. Io sono assolutamente nella posizione del Presidente Draghi, o qui ci entra tutti in testa che da questa situazione globale, di una pandemia globale, o usciamo tutti assieme o non ne usciamo. Ognuno di noi deve fare la sua piccola parte, anche i ristoratori, anche i baristi. Non è un grande sacrificio controllare che chi entra nel mio ristorante abbia il Green Pass, e sono convinto che la stessa clientela, tanta parte della clientela che oggi non si fida ancora ad uscire, ad andare al ristorante per paura di prendersi il contagio, se sa che in quel ristorante si rispetta, come dire, in modo serio questa disposizione, sicuramente si va molto più tranquilla. Poi qui si parla tanto di libertà, ma di quale libertà parliamo? Io ho senz'altro la libertà di percorrere le strade, qualsiasi strada, ma devo assolutamente rispettare i semafori. Ho senz'altro la libertà di poter andare in macchina, ma devo sicuramente avere una patente di guida. Posso andare in treno, in autobus o in aereo, ma devo assolutamente avere un titolo che mi autorizzi a farlo. Dico, di quale libertà stiamo parlando? E questo è il grande equivoco. Non c'entra assolutamente nulla la libertà. È richiesto un minimo di sacrificio da parte di tutti, ripeto, per uscire da questa situazione. E questo è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere. Se non riusciamo tutti insieme a fare questo, sicuramente il prossimo turno ci ritroveremo nelle situazioni che abbiamo purtroppo noi sindaci già vissuto drammaticamente, delle scuole chiuse, delle attività chiuse e dei lockdown per tutti quanti. Grazie, la ringrazio. Grazie al sindaco, grazie Walter Stefan, sindaco di Saonara. Grazie sindaco e buon lavoro.
Grazie, grazie anche a voi. Dottoressa, noi abbiamo assistito sul modello della Francia ad una corsa alle prenotazioni, nel senso che in poche ore c'è stato davvero un boom di persone che non si erano ancora sottoposte e che hanno preso d'assalto i centralini delle URSS per fissare la propria seduta vaccinale, questo dopo appunto le parole del Premier Draghi relative al nuovo decreto legge e all'applicazione del Green Pass. Come va letto questo? C'è chi parla di un ricatto che, è stato, che la politica ha fatto nei confronti dei cittadini. È troppo? Diciamo che le parole poi creano il pensiero. Se lo chiamiamo ricatto, nella nostra mente si figurerà come un ricatto. Io lo vorrei chiamare appunto come spinta gentile, che è appunto quel meccanismo economico che indirizza le persone a produrre dei comportamenti virtuosi. Sicuramente tutte le persone che hanno deciso in questo momento di prenotare l'hanno fatto non andando contro dei loro principi, ma alzandosi dalla sedia dove si erano magari adagiati pensando non c'è fretta. Quindi non è stata una misura che ha ricattato chi non voleva, ma è stata una misura che ha agevolato chi stava tergiversando perché non lo vedeva come una misura urgente, magari voleva rimandarla a settembre, voleva rimandarla all'inizio della scuola, alla ripresa del lavoro, alla fine delle vacanze. Quindi tutti questi indecisi hanno visto che c'è un'urgenza, cioè come quando arriva un promemoria delle scadenze. Rispetto anche, mi allaccio a quello che diceva prima, è importante la comunicazione. Effettivamente rispetto a questo Green Pass si è fatto una comunicazione minacciosa che forse non ha ragion d'essere, perché in realtà il Green Pass non è una misura molto diversa da molte misure al quali noi eravamo abituati. Io sto pensando al certificato di sana e robusta costituzione quando si vuole fare una competizione sportiva, che è appunto un certificato che noi produciamo per dimostrare che possiamo stare in quel contesto e non rischiamo. Sono delle convenzioni sociali che noi molto spesso abbiamo accettato e siamo stati felici di accettare. Mi viene in mente una convenzione sociale che a volte si festeggia anche, sono le pubblicazioni del matrimonio. Se ci pensiamo, il motivo per cui si fanno le pubblicazioni in comune nel matrimonio è perché c'è qualcuno che verifica che quelle due persone possono sposarsi, ma possono solo da un punto di vista legale, sociale, verificano che non siano già sposati, che non siano dei parenti. Perché abbiamo accettato questa limitazione alla nostra libertà e anzi facciamo a volte anche una festa in quel giorno in cui andiamo a fare le pubblicazioni? Tutto sta in come nella nostra mente ci costruiamo le azioni che facciamo. Quindi il Green Pass non è un ricatto se non lo vediamo come un ricatto, ma è semplicemente la decisione che tutti insieme assumiamo per poter convivere in maniera più serena in questa fase della nostra vita che per motivazioni esterne è leggermente molto più complicata. L'opportunità che ci viene data, insomma, di stare in una forma di socialità, in una sicurezza nostra e degli altri. Probabilmente in questa pandemia che ha colto tutti impreparati è mancata la capacità da parte probabilmente di tutti di fare la giusta comunicazione del mondo scientifico, del mondo politico, anche magari degli organi di informazione. Siamo stati talmente colti da questa cosa più grande di noi che ci siamo sentiti impreparati anche nel dare il giusto messaggio che psicologicamente sortisse i giusti effetti. Sicuramente sì, anche perché è stata una comunicazione sempre molto impulsiva, cioè è stato da una parte un agire velocemente la comunicazione, dall'altra una richiesta di comunicazioni molto frenetica, e quindi in questo velocizzare nel voglio tutto subito, voglio avere una soluzione subito, anche per appunto evitare la paura, si è prodotta una serie di comunicazioni allarmistiche in contraddizione tra di loro, che vanno poi a produrre questa sensazione di sfiducia generalizzata, e anche il Covid stesso che produce una sfiducia, se lei ci pensa, è un virus che l'essere umano potrebbe avere dentro di sé, quindi produce nelle persone la sfiducia verso le altre persone. Quindi stiamo un po' assistendo a una generale paranoia, no? Che dilaga in tutto il mondo, nella paura dell'altra persona che potrebbe farmi del male. Quindi lo indirizzo nella paura di chi mi governa, nella paura del mio vicino, nella paura di chi non è vaccinato. Forse perché nell'indole umana c'è sempre bisogno di trovare una causa
e un colpevole? Sicuramente sì, il concretizzare il colpevole. Se io ho un pericolo ma non riesco a vedere dov'è, da che parte viene, mi sento impotente. Se invece a questo pericolo posso dare un volto, è come se avessi la sensazione che forse in qualche modo posso reagire, e quindi mi rassicura dare concretezza a questo nemico. Il bisogno di il fatto che ancora c'è chi minimizza la gravità del Covid è legata proprio al fatto di autoproteggersi, di pensare che non è poi così grave, quindi posso continuare la mia vita. Probabilmente sì, anche questa è la lettura che va data. È uno di quei meccanismi di difesa che dicevamo prima, appunto la negazione. Dottoressa, grazie davvero, perché ci ha dato una lettura diversa di tanti aspetti di cui abbiamo parlato in questi giorni, anche in modo magari molto freddo, ma senza entrare poi in quella che è la psiche umana. Quindi grazie davvero alla dottoressa Fortunata Pizzoferro, vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, grazie per il suo intervento, grazie a voi per averci seguito. Noi siamo in chiusura, naturalmente la nostra informazione torna questa sera alle 19:30 con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Grazie a tutti e buona domenica.